attese degli altri 59.500 concittadini. Se volete togliere per favore i panini, non sarebbe male. Purtroppo ci rendiamo conto che il crotone rende più del crotone, di crotone. Se oggi fossimo al campo probabilmente saremmo in 3.000 e invece dobbiamo confidare in noi. Ma guardate che anche questa partecipazione è molto importante, incoraggiante per chi ha lavorato per anni con 10 persone. Quindi è importante essere presenti in qualunque occasione si possa manifestare la propria indignazione, la propria frustrazione e la propria disperazione, perché qui non è un problema politico, questo è un problema economico, occupazionale, ma soprattutto ambientale. Se non c'è una soluzione ai problemi ambientali, noi dovremo scappare come topi da questa realtà. E quindi è importante che voi lo sentiate, che tutti noi lo sentiamo per noi, ma soprattutto per i nostri figli. Il nostro futuro è condizionato da queste scelte che stanno ricadendo oggi, non ieri, ma oggi sul territorio. Noi vogliamo rinegoziare con l'ENI le royalty e la politica di estrazione, vogliamo negoziare con l'ENI la bonifica, non vogliamo un abbancamento di veleni sulla nostra costa. Noi vogliamo che, come fa in altre realtà dove c'è una politica con le palle, a Napoli, abbiamo messo il link ieri su Facebook, a Napoli, a fronte di una piccola area, 8 ettari, di serbatoi Agip, loro stanno riconvertendo quelle aree a spazi pubblici, creando delle strutture, dei giardini, dei parchi. Noi abbiamo una necessità superiore a quella, abbiamo 80 ettari di aree veramente contaminate che debbono essere necessariamente bonificate, ma bonificate secondo un disegno, secondo un modello di sviluppo che è la città che deve decidere. Allora, se siamo attenti, staremo attenti a quello che sta avvenendo al comune, perché questi signori non vengono qui solamente con le carte del ministero, hanno anche carte sottoscritte dalla provincia e dal comune, e noi dobbiamo mettere il fiato sul collo a questi politici perché si permettono di dare autorizzazioni contro i nostri interessi, contro il nostro destino, contro la nostra stessa natura. Qui siamo in frana, capocolonna, questa zona meravigliosa, in frana, in erosione, già di per sé naturale. Queste ripercussioni dovute all'estrazione non possono che pregiudicare. Andate a vedere questo promontorio, capocolonna si sta mantenendo per miracolo della Madonna, c'è la Madonna che tiene una mano, ma il ristorante, l'ancora, sta franando completamente. E questo grazie sia in parte alla natura, ma non c'è dubbio che le estrazioni, perforazioni fino a 1870 metri, non producano effetti collaterali sulla nostra natura, e questo c'è qua, e le piattaforme a largo che sicuramente non sono un bel vedere. Se intervistassimo questi amici turisti, sono capitati qui per caso, sembrerebbe Dallas da lontano, e invece sì, sappiamo che non sono inquinanti dal punto di vista ambientale, si dice, ma non ci credo, ma sicuramente dal punto di vista di impatto ambientale produce dei danni notevolissimi. Noi dobbiamo decidere come città che sviluppo intraprendere. Oggi è il momento importante per decidere questo, perché si stanno già decidendo cosa fare della bonifica, cosa fare del nuovo piano regolatore, senza aver chiesto alla città, senza andando, come si dice, navigando a braccio, non si capisce. E invece noi dobbiamo decidere energie e rifiuti, e va bene, energie e rifiuti, faremo tutti quanti gli spazzini, gli operatori ecologici, ci trasformeremo, ci troveremo nello sviluppo della differenziata, punteremo a qualche economia con l'energia e il rifiuto. Sappiamo entrambi, tutti quanti, che non producono occupazione, anzi disoccupazione. Oppure ambiente, turismo e agricoltura, che io è quello che spero da 30 anni. Quindi queste scelte vanno fatte a monte, poi possiamo dire che tipo di bonifica fare e che tipo di piano regolatore fare. Qui stiamo andando al contrario, prima bonifica, prima piano regolatore, e poi diranno che parlano con noi di che sviluppo fare. Abbiamo un problema di disoccupazione oramai annoso, abbiamo più di 10.000 disoccupati, abbiamo 3.000 studenti all'università che è un'economia in nero allucinante. Noi chiediamo, noi pretendiamo la rinegoziazione delle royalty, una politica di estrazione attenta, non vogliamo più sulla costa che produce danni, vogliamo una bonifica seria, attenta e precisa per i nostri obiettivi, non per quelli dell'ENI. E quindi di conseguenza abbiamo bisogno di una politica attiva dei cittadini, perché quelli eletti non sono eletti dal popolo, sono eletti da questo sistema schifoso di fare politica, per cui la gente per bene dobbiamo essere sempre presenti, essere attenti a quello che sta succedendo, se no poi non potremo dire: ah, io non c'ero.
la parola all'organizzatore, a Pietro Infusino, che dobbiamo dare grazie. Grazie. Grazie.